Allora, cari colleghi, ora vorrei farvi vedere come utilizzare il software della nostra LIM, qualora lo avete installato sul vostro computer di casa, per realizzare delle videoregistrazioni, delle videolezioni da poi inviare ai nostri cari alunni per effettuare questa sorta di scuola a distanza, di lezioni a distanza. Allora, prima cosa bisogna aprire il software della nostra LIM. Io riduco l'icona un attimo. Quindi andiamo ad aprire ActiveSpire, che in realtà per me è già aperto. Quindi, una volta che sia aperto, dobbiamo andare a trovare l'icona del registratore schermo intero. Se non lo avete qui nella barra, dobbiamo andare a visualizza. Profili. Vediamo, non ricordo bene, impostazioni, registrazioni, no, scusate, non è di qui. Pulsanti definiti dall'utente, no, comandi, ok. Comandi, scegliamo tutti i comandi e vediamo un po'. Scorriamo fino a quando troviamo l'icona della telecamera, che a me sarà probabilmente dall'altro lato. Ecco. Siccome a me è già inserito, sarà di qui. Chi non avesse deve stare nella, ecco qua, è questo qua. Voi lo dovreste trovare a sinistra. Se sta a sinistra, dovete cliccare su aggiungi e poi su completato. Una volta fatto questo, vi verrà l'icona della telecamera. Quindi per poter registrare una video lezione, tutto quello che fate a video, come già state vedendo finora, dovete cliccare sul pulsante registratore schermo intero. Una volta cliccato, si aprirà una finestra dove, ora non lo fa perché è già attivo, andrete a scrivere il nome del file video che è andrà a registrare. Apparirà questo pulsante. Appena cliccate sul pulsante di registro, aprirà la finestra salva con nome o save as e scrivete il nome del file nella cartella che voi desiderate. Appena cliccate su salva, comincia realmente la registrazione. A quel punto potete aprire, potete inserire una pagina del nostro ActiveSpire, una scheda, un file PDF, per esempio. Possiamo inserire, facciamo come si importa, file importa PDF. Scegliamo un PDF qualsiasi. In questo caso diciamo nuovo flip chart, cioè nuovo documento, importa. E quindi qua poi andiamo a scrivere e a spiegare come va compilato l'esercizio, scrivendo la data.
possiamo scrivere sia col mouse, con la penna, tenendo cliccato il tasto sinistro del mouse, oggi è 9. Marzo 2020. Certo, col mouse è complicato. Oppure, in alternativa, usate l'icona del testo, cliccate e scrivete da tastiera 09 marzo 2020. Potete posizionare il testo dove volete. Potete usare gli strumenti tipici che usiamo quando facciamo lezione. L'unica cosa è che mentre scriviamo tutto quello che facciamo al video viene registrato come video e viene registrata la nostra voce che spiega, appunto, descrive quello che stiamo facendo. Una volta terminato la spiegazione, la video lezione che vogliamo fare, dobbiamo andare sul pulsante Screen Record, quello che ci ha fatto avviare la registrazione, e cliccare su stop. Appena cliccato su stop, lui va a creare il file video nella cartella che noi abbiamo realizzato. Ora non posso farvi vedere questo video, ma posso farvi vedere un altro video come l'ha salvato. Allora, andiamo. Ho creato una cartella video lezioni e quindi inserito il video. Ora lo faccio partire momentaneamente. Account Google sia per inviare le email ed in seguito per scaricare le attività che vi invio, che naturalmente vi invierò anche via WhatsApp, così poi ognuno di voi potrà scegliere la via che a lui è più semplice. Allora. Ok, quindi poi naturalmente se il filmato è breve, brevissimo, potete inviarlo WhatsApp, altrimenti dovreste caricarlo, mandarlo via mail oppure caricarlo sul vostro canale YouTube e mandare solo il link. Eventualmente vi faccio un altro video tutorial di come si fanno queste altre due operazioni.